In merito a notizie diffuse che fanno riferimento a presunti smarrimenti di campioni di tamponi da parte dell'ASD per l'accertamento dell'infezione da virus SARS-CoV-2, è doveroso smentire la notizia. L'ASD di Benevento, si legge in una nota dell'azienda sanitaria locale, effettua quotidianamente una media di circa 400 tamponi al giorno che vengono inviati nei diversi laboratori presenti sul territorio regionale per essere processati. Questi nell'ultima settimana hanno ricevuto un elevato numero di campioni da analizzare provenienti da tutte le ASL con conseguenti rallentamenti nelle comunicazioni delle ferti. A ciò si è aggiunto anche un iperafflusso di dati Covid dai laboratori privati operativi dal 16 ottobre verso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL per le necessarie successive azioni di sorveglianza sanitaria. Tutto ciò, prosegue la nota, ha comportato qualche ritardo nelle comunicazioni, ma nessuno smarrimento, né perdita di referti o di campioni. Questa azienda, e in particolare il personale del servizio epidemiologia con costante abnegazione, continua a garantire l'effettuazione dei tamponi, il tracciamento dei contatti dei positivi, l'assistenza ai pazienti a domicilio da parte dei sanitari dell'USCA. Per questo ad oggi la nostra provincia la gestione del contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19 risulta tra le più virtuose d'Italia. Il Direttore generale dell'Arge, Naro Volpe ribadisce la sua massima attenzione al territorio e la costante disponibilità al confronto e al dialogo con i sindaci della provincia per affrontare nella maniera più efficace e collaborativa questo momento di grave allerta sanitaria e sociale. Buongiorno a tutti e ben ritrovati con noi di Medio Saetta. Ben ritrovati a tutti. Allora, dopo aver fatto i conti con una stabilità piuttosto anticipata grazie ad un affondo perturbato sulla penisola iberica che ha richiamato correnti calde nordafricane sul nostro comparto, ora il tempo sarà un po' in peggioramento. Eh, Fabio, facciamo un po' il punto della situazione. Allora, sì, esatto Carlo. Diciamo che però da questo venerdì comunque il tempo sarà ancora stabile e soleggiato con temperature gradevoli, specialmente diurne. Il cambiamento è da... Domani sabato, Carlo. Infatti avremo le prime avvisaglie sparse eh, e localizzate. In, insomma, avremo modo di sperimentare rovesci o locali eh, fenomeni a tratti temporalisti ma comunque più difficili sulla nostra eh, regione. Poi per quanto riguarda domenica, Fabio. Allora, domenica la giornata risulterà quasi identica a quella di sabato con locali rovesci, eh, diciamo, il tempo sarà variabile, eh, anche eh, con schiarite alternate a schiarite. Le temperature risulteranno sempre in leggera diminuzione. Um, attenzione perché uh, il vero cambiamento uh, potrebbe esserci per uh, quanto riguarda la prossima settimana, uh, nelle giornate di lunedì e martedì. Noi ci rivediamo al prossimo appuntamento. Cordiali saluti. Incontro tra la senatrice Ricciardi e il Commissario per la depurazione Giugni in merito al depuratore da costruire a Benevento. La senatrice del Movimento 5 Stelle nel merito però spiega che le notizie non sono particolarmente positive in quanto un ricorso per tre lavori a slittare al 2023. Sono molto soddisfatta dell'incontro avuto dal Commissario straordinario unico per la depurazione Maurizio Giugni, estremamente preparato e disponibile. L'occasione mi è stata utile per fare il punto della situazione in merito al sistema di depurazione della città di Benevento opera da tempo impantanata dalle acciuoli burocratiche e dall'incapacità del Comune di Benevento di mettere un punto fermo ad una vicenda che si trascina da decenni e vede la città in infrazione presso l'Unione Europea. Anzitutto sottolineo che, come risulta la Gazzetta Ufficiale, è già stato pubblicato il nominativo dell'operatore economico giudicatario dell'appalto, regante l'affidamento dei servizi di progettazione della fattibilità tecnico-economica definitiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del nuovo sistema di depurazione della città di Benevento. Tuttavia ho appreso dal commissario che un attore escluso dalla commissione giudicatrice ne ha contestato la valutazione ricorrendo al TAR. Un reclamo che purtroppo allungherà inesorabilmente i tempi, in attesa del verdetto dell'organo competente. In merito al cronoprogramma, il professor Giul mi ha riferito che c'è stata una rimodulazione del precedente scadenzario, probabilmente troppo ottimistico, anzi decisamente troppo entusiastico. Difatti, al netto della tempistica richiesta dal suddetto ricorso, i lavori dovrebbero iniziare nel 2023 e terminare a cavallo tra il 2025 e il 2026. Ho verificato personalmente ogni altra strada per accorciare i temi, ma al momento c'è una sola possibilità ed è legata. Al decreto semplificazioni fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle. Sto seguendo tutto l'iter per valutare se c'è l'opportunità di inserire l'opera tra quelle di peculiare interesse in generale e pertanto meritevole di procedura di sburocratizzazione. Ma mi trovo costretto a rimarcare come ancora una volta i solidi pomposi annunci di chi è in perenne campagna elettorale, come quello nella conferenza stampa del 17 settembre 2019, che garantiva la realizzazione del depuratore cittadino nel giro di due anni e mezzo, si siano rivelati. Infondati. Se qualcuno intendeva stupire con effetti speciali ha registrato l'ennesimo fiasco. I beneventani hanno il diritto di sapere la verità e non l'obbligo di aggrapparsi alle favole. Chi ricopre ruoli istituzionali di responsabilità e il dovere di fare chiarezza e di non usare le eventuali soluzioni di un problema atavico per autoincensarsi e cercare consenso. Ad Airole i positivi sono 40. La conferma arriva dal sindaco Michele Napoletano, che chiarisce il perché l'ASL nel consueto bollettino ne abbia riportato solo 11. L'ultimo bollettino ASL fa riferimento, scrive il sindaco, per quel che riguarda la città di Airole, a 11 situazioni di attuale positività. Tuttavia, l'ente, come da sua ricostruzione informale, ritiene che il numero degli attuali positivi in paese sia in realtà di 40. Perché questa differenza? L'azienda sanitaria locale, che ringraziamo per il grande lavoro svolto e per la costante disponibilità, è gravata da una mole immane di lavoro, considerando l'attuale emergenza. Molte persone che quindi hanno bisogno di essere tamponate e che non possono o vogliono attendere i tempi inevitabilmente non brevi dell'ASD si rivolgono a laboratori privati per vedere accertate con rapidità la personale condizione. Il risultato del laboratorio privato non è tuttavia ancora un dato ufficiale tale da essere conteggiato dall'ASD. La burocrazia vuole infatti che l'ASD stessa ricevuta la notizia di positività da un laboratorio privato, debba controverificare con un proprio tampone l'effettiva positività. E solo allora conteggerà quel risultato positivo nei suoi dati ufficiali. Molte persone, tuttavia, dai Rola, come in tutti i comuni, nel momento in cui ricevono dal laboratorio privato i risultati di positività, comunicano la circostanza ai sindaci che quindi apprendono in via non ufficiale della situazione e costruiscono la loro stima della situazione. I comuni dovrebbero attenersi ai dati ufficiali AS come da norma, ma producono uno sforzo supplementare al fine di dare informazioni quanto più attuali alla popolazione per quanto il dato possa essere approssimativo, anche perché è da considerare anche come un cittadino che riceve risponde di positività dal laboratorio privato non sia obbligato a fare comunicazione al sindaco. In definitiva quindi gli attuali positivi dovrebbero essere il numero di 40. Molti sono i cittadini che tuttavia si stanno negativizzando, scrive ancora Michele Napoletano. Auguriamo a tutti una rapida guarigione dalla comunità intera, un atteggiamento di massima prudenza e responsabilità. Il Parlamento europeo ha dato il peggio di sé sul voto sulla riforma della politica agricola comune, che temiamo si sia trasformato in un'operazione di mero ecologismo di facciata, scrive l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle per Luigi Pedicini. E' nei fatti una politica di finto ambientalismo e di finto ecologismo a cui noi, ai Verdi europei, ci siamo opposti esprimendo un voto contrario. Tutti quelli che hanno votato a favore insieme ai maggiori gruppi politici hanno raggiunto un compromesso al ribasso, pregiudicano fortemente la possibilità che la nuova PAC possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici, ambientali, di protezione della natura e sociali che l'Europa si è data con il Green Deal europeo. Inoltre il processo di stesura dei compromessi e di votazione durante questa plenaria è stato gestito in maniera opaca e con forzature gravi e intollerabili su un voto che impatterà la vita di milioni di cittadini e che vale circa un terzo del bilancio dell'Unione Europea. Ci siamo opposti ai compromessi al ribasso, ci siamo rifiutati di sostenere un testo debole e annacquato che mantiene molte strutture della PAC attuale come le sovvenzioni erogate in base agli ettari di produzione, con la conseguenza di una distribuzione inequa degli aiuti, poiché il 20% dei produttori riceve l'80% delle sovvenzioni della PAC. Ci siamo opposti a compromessi che impedivano ai singoli Stati membri di introdurre una condizionalità ambientale più ambiziosa per i sussidi PAC, ponendo al contempo un tetto ai finanziamenti di dura ambientale e agli ecoschemi, relegando così le misure autenticamente green a mero contorno. Abbiamo inoltre condotto una dura battaglia per chiudere definitivamente dei rubinetti dei finanziamenti pubblici agli allevamenti intensivi, opponendoci a compromessi che mantenevano una porta aperta a questa possibilità. La riforma della PAC avrebbe potuto essere un momento decisivo per accompagnare il settore agricolo verso una riconversione ecologica più che mai necessaria, fermare qualsiasi finanziamento pubblico agli allevamenti intensivi e cambiare una logica di allocazione dei sussidi che favorisce le grandi aziende, contribuendo alla decimazione dei piccoli agricoltori in Europa.